Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. Con la voce da cazzuto cattivo, il tono, insieme alla musica del completamento, perché Skyrim? Perché? E con l'urlo del drago in lontananza. Esattamente, che adesso non si sa dov'è, ma è abbastanza vicino. Eccolo là. Però prima di andare dal nostro amico là che svolazza in giro, abbiamo un passo di montagna che dobbiamo esplorare. E direi di farlo immediatamente. A parte il fatto che siamo quasi pieni, sì, per il fatto del dungeon che abbiamo fatto, e andremo a mettere via, ok, tutto quello che... Ok, no, mi sembrava... Allora, qui c'è un modo per passare senza che succedano casini vari. Sì e no. Ovvero che no, non è sta saltando e sta tipo camminando lateralmente sopra questa cosa, a meno che non faccia una roba lol. Ok, no, qua proprio zero. A parte che una volta ci riuscivo, che anche tipo riuscivo a scalare le peggio cose. No, qua proprio zero. C'è neanche qualcosa, quindi dovremo fare un giro. Ma ci siamo già? Beh, no, perché qua mi dice che è nero. Forse lì è da un'altra parte. Molto probabilmente sì. Oh, zitti zitti. Ok. Ok. Le peggio scalate. E tutti in prima persona. Sì, scusa se faccio questa cosa un po' abusiva, però sai. È così che si scalano le montagne. Tutto questo casino per arrivare a qua, al passo meridionale. No, ma non ti incazzare. No, ma no. E si è incazzato. Si è incazzato. Va bene. Te lo sei cercata tu, però. E l'ho mancato. Chi è? Aia, chi è l'altro che è qua? Ah, è uno scheletro. Come faccio a non beccarti? Ah, tu intanto te ne puoi andare anche un po' a fanculo. E voi te scendi? E scendi, porca. Oh, alleluia. Ecco, adesso se ne andrà. Aspetta, ma è un dungeon. È un dungeon questo. Ciao, Mjol. Sì, ma se n'è andato a fan... Allora, dopo andiamo lì, eh. Tranquilli. Sì, però questo... E lo manco ancora. Ah, tanto sono immortale. Quasi. Perché ho la rigenerazione potenziata. Vabbè, a parte il fatto che ho anche la resistenza al fuoco, quindi... Oh. Dai, scendi. Ma dove... Ma dove va? Aspetta, qui mi sto... Inoltrando in qualche zona poco piacevole. Cioè, guarda che cosa mi tocca fare. Va, va. Guarda. Guarda che...
Oh, non si fa colpire. Oh, l'ho preso. Anche se dietro alla montagna. Ma guarda dove si va a piazzare. Cazzo. Ma guarda questo. Oh, finalmente. Dove credi di andare tu? Scendi immediatamente. Scendi qui. Miseria. Cioè, quasi 10 minuti per uccidere un drago. Un drago, cioè, semplice tra l'altro. Vabbè, poi questo anche un... sì, però Michele, se non viene qui. Se Michele non viene, io non mi posso prendere. Vabbè, a parte qua l'urlo l'abbiamo già preso. Non ne posso prendere le ossa e le scaglie. Allora, l'unica cosa che si può fare è aspettare un'ora, aspettare che arrivi. Ecco. Allora, a lei gli diamo le ossa e scaglie. Sì, 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 sì. Allora, scendi, scendi, scendi fino... Ok, 1, 2, 3 e 1. Perfetto. È tutto pronto. Andiamo. Ok. Porca miseria, che casino. Ora possiamo rientrare. Cos'era? Se settentrionale o meridionale? Non me lo ricordo. Settentrionale. No, non credo che sia questa. No, allora è l'altra. Penso di sì, perché è anche la più vicina al dungeon. Adesso vediamo. Dovrebbe essere questo. Quando ero giovane accompagnavo mio padre in Sì, è cerca di questo. cacciamorti. Confermo. Rapaci delle rupi sono dei Vediamo che cattivi cosa c'è maestri. qua dentro. Vediamo, tanto per curiosità. Ci sono dei Yeti lì. Allora, come al solito avrò la cosa scarica. E 9. No, non voglio tornare a Skyrim adesso. Allora, zombie terrificante. Allora, a proposito di zombie, sì, è per la cosa, la magia evocazione che ho superato il 90 per quella missione, sì, per il mago che ti dà tipo magia d'evocazione infinita. Non lo so, vedremo. Nei prossimi giorni vedremo, però prima dovrei ritornare. Ecco perché ho preso questa spada. Dovrei ritornare sulla wiki a rivedere bene dov'è questo mago, anche se dovrebbe trovarsi alla scuola di magia. Lì che c'è a Coso, quindi non dovrebbe essere troppo un problema, però io do uno sguardo lo stesso alla wiki se c'è. Ah, ma abbiamo già finito così, c'era solo un mostro, così. Ok, e ci porta
Ah, è l'uscita. Ma allora è tutto collegato. È che ne sapevo, pensavo fosse una cosa completamente separata. Aspetta che qua ho visto tipo una specie di campo. Buongiorno. Ah, sono un cacciatore. Sono anni che vado a caccia e a Sì. pesca da queste parti. Va bene. Va bene. Andiamo a solitude. E mettiamo via tutto questo più le nuove ossi e nuove scaglie. Poi, adesso che ci sto pensando, cosa ci resta da fare? Vabbè, di unirci al manto della tempesta, fare quelle altre missioncine che però farò off camera, anche se non le ho ancora finite perché sinceramente non avevo né tempo e voglia, quindi. Sono ancora lì in attesa. Poi per quanto riguarda i dungeon, dovremmo aver fatto tutto teoricamente. Ora magari ancora qualche cavernina ci manca, però dovremmo aver fatto tutto. Allora, no, aspetta qua perché altrimenti ci pieghiamo un casino poi. Sì. E super velocità della luce, ma qua che casino, troppe gemme abbiamo, troppe gemme. Ora, se qualcuno è a corto di gemme, l'anima si è sentente, me lo faccio sapere che così magari alcune ve le vendo anche. Perché io ne ho troppe. Anzi, non ci faccio nulla. Anzi, e in più in omaggio anche una bella pelle di capra rubata. Perché, ecco, perché altrimenti non sarebbe una. Aspettami, ma io c'avevo il martello. Il martello. Dopo tutto questo, tutto questi, anche il martello, ste robe qui, le andremo tutte a vendere. Incantesimi, tutte le scuole richiedono meno magica. E anche questo. Allora, però questo io la metto qua perché questo è una cosa, direi, rara. Perfetto, poi per quanto. E basta. Ok. No, Bjol, porca miseria. Allora, 13 minuti e mezza. Cosa facciamo in questi minuti? In questi minuti andiamo a Zonzo. No, Zonzo no, adesso. Adesso vediamo, spipuliamo un attimino. Allora, vabbè, lasciate stare qua alcune missioni che si sono buggate in una maniera che non vi dico. Allora io. Allora, però questa zona mi sembra. Eh no, perché qui è Whiterun, quindi sì, ci siamo stati talmente tante volte. Allora, un posto dove non ci siamo mai stati. Windelm. Allora, Windelm sì, ci siamo stati, ma. Magari. Vediamo qua. Allora, andiamo dall'avamposto del traditore. E vediamo. Come siamo messi qua, se c'è qualcos'altro, magari qualche struttura, località che ci manca. Ecco, un altro dungeon. Andiamo benone. Però lì c'è anche qualcos'altro. Allora andiamo prima lì che è la più vicina. Una rovina. Mio padre voleva che diventassi una E cacciatrice, vedo ma io ho deciso che di ci sono delle inseguirla. persone morte. Sono mai lamentato, mi manca. Ok, ma c'è anche tipo del plasma lì. Non so se è causato da lui. O cosa? Eh sì, infatti. Però questo me lo prendo lo stesso. Scusa, eh.
E uno. E due. Sosta dei rifugiati. Va bene. Aspetta, però questa freccia... no, non può. No, posso prendere la freccia. Allora. La rivolta di Firsthold. E prendi. Nulla. Aspetta, c'è questa. E che cos'è? Allora, non per qualcosa, ma ultimamente stiamo scoprendo una uela, una marea di dungeon impressionante. Ecco, facciamoci pure male. Allora, quel dungeon questione... Ah, è lì. Ma è in quella isola? Potrebbe darsi... Allora, lì... Allora, quelli sono elfi. Guarda come te lo... Non è vero. Sicuro che uno stivale nel sedere ti farà dimenticare i tuoi guai. Stiamo finendo il pane. Spero che i rifornimenti... Se conosci dei veri figli di Skye, di ragione, di loro di andare a Winter. Va bene, non dicono niente. Va bene. Anche loro sono azzonzo come noi. No, noi azzonzo no, perché stiamo andando a quel dungeon là, se vedete dalla minimappa. Un coniglio. È un troll che è stato brutalmente ammazzato. Ok, che aveva due tipi di frecce nel corpo. Va bene, non faccio domande. Lì c'è anche un accampamento. Però mi sa che è... Ah no, è là. Sì, c'è un po' di pop-up grafico, ma... Allora, il dungeon in questione. Tumulo di Ingol. Sbaglio questo, o questo nome l'ho già sentito da qualche altra parte? Cosa c'è qua? Ah. Ingol e fantasmi marini. Sì, ma non c'ho voglia di leggere, sinceramente, almeno adesso. Però i libri me li prendo lo stesso. Allora, aspetta. Allora, intanto... Vediamo bene la zona, allora, ok. Sai che è quasi, quasi... Sì, però, evoca spada. Grazie. Grazie. Allora, no, vabbè, lì però diciamo che più di tanto non è che ti aiuta. Che cacchio fai? Joel, perché lanci le cose a caso? Ma è una città quella? Ah, lol, no, è la cosa... Sì. Allora, diamo un'occhiata qui. Allora, di spazio non è che ne abbiamo tantissimo. Joel, invece, un pochino ce l'ha. Quindi... però questo è un tumulo e i tumuli sono belli lunghi. E vabbè, che cos'è sta roba? Che roba? Che cazzo è? Ragazzi, che roba era quella? Non lo so. Allora, avevate presente, non so se avete visto quel video, tipo di quella sfera energetica che c'era, no, in quei cinematics della Unreal Engine 4, no, che sono usciti ancora anni fa, mi ha ricordato quello. Eccolo! Guarda, guarda, la sfera di magia. La sfera magica. Ma che roba è? Non posso neanche interagirla. Guarda, la sfera di magia di...
dell'Unreal Engine 4. Ma che roba fa? Ascolta, scusa, ma... saltella via, non lo so. Allora, lì ci sono delle brutte persone. Ecco, vabbè, qua è bloccato, dobbiamo andare per forza di lì. Vabbè, il pressing. Ah, due ce ne sono. Non è che mi fidi tanto, eh. Ma che roba vuoi questi? Non so, penso che prima o poi lo andremo a scoprire. No. Il libro giallo degli indovinelli. Quanto scommetti che... Ora, io ne prendo tutte e due. Vediamo questo. Prendo sia questo che questo. Però qua... Allora. No, Joel, non metterti lì. Allora. Vediamo un attimino. Vabbè. Libro giallo degli indovinelli. Io pensavo che ci fosse Abmoip Attesop Sir Al. Ok, non so se è un problema di traduzione o è fatto apposta. Penso sia fatto apposta, no, però questo non dà nulla. La bellica, la rivolta. Vediamo questo. No, questo non dà. Vediamo questo. Oblivion. Sì, diciamo che ci sono molti, molti riferimenti al capitolo precedente degli Elder Scrolls. Lungo le fantasmi marini. Ah no, questo è quello del... È di questo dungeon. Di questo dungeon. Aspetta. Avevo visto... No, perché avevo letto qua un qualcosa. No. Allora, qui non c'è niente che io... Vabbè, a parte... Joel, che cacchio fai? Qua non mi dice niente da... Ok. Bloccati qui siamo. Aspetto, forse dobbiamo... O forse ci guidano loro. No, io non credo. Ho capito che bisogna andare di lì. Vabbè, non è questo, abbiamo capito. E basta. Ecco, adesso questi connetti non erano fino a domani. Sì, no, allora, sinceramente non lo so come fare, perché qui non vedo nessun indizio o qualcosa. Quindi ragazzi, direi di fermarci qui. In questo episodio, e nel prossimo vedremo di andare avanti con queste energie, no, queste palle di energia venute fuori direttamente, no, dal 3 adesso ce ne sono. Ma che cazzo succede? Non lo so. Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete vedere, cioè se volete venire. Che cazzo sto dicendo? Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di altri giochi. Mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio. Mi raccomando anche di dire la vostra nei commenti, con suggerimenti, consigli e tutto quello che volete. E noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Skyrim. Bella!